Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa seconda parte del video dedicato al Gran Premio di Adria. Oggi è domenica, ci attendono due gare oggi. Warm up appena finito, malino con i tempi, massimo 6 tutti quanti di un secondo e mezzo abbondante tutti quanti. Mi trovo bene, i rapporti ci sono, la carburazione è a posto. Ho finalmente risolto un problema di linea che avevo in curva 2, ve lo farò vedere negli onboard. Bene, ci siamo svegliati bene, oggi c'è un tempo un po' strano, c'è molto coperto, non so, adesso un attimo, un secondo, eccoci qua. Coperto, era così anche all'inizio della mattina di Jesolo e dopo ha piovuto, quindi non dico niente. Speriamo bene per le gare. Allora, siamo dopo il warm up, stiamo preparando per gara 2. Come vivi questo momento di vuoto in attesa? Perché a me la tensione mi sta uccidendo. C'è sempre l'ansia, come sempre l'ansia viene a sovrare qua. Siamo qua in attesa di entrare con un poco da fare, ormai le moto sono pronte, gli assetti sono fatti. Il motore è cambiato. Il motore è cambiato da davanti fino a una mezza, le due. Gli eroi del CNV, quelli qua. Dai, prepariamoci per gara 2 e in bocca al lupo Marco. Crepi, il lupo non il motore a sto giro. Sì, esatto. Allora la prossima categoria, naturalmente lui sul gradino dei quattro, il terzo, chiede molto anche Ryan. Ok, ci siamo di nuovo in griglia per gara 2 del Gran Premio di Adria. Bandiera verde in fino allo schieramento, attendiamo il semaforo, si sposta la tabella dello start. Salgo il giro di motore, salgo i battiti del cuore, se accende il semaforo, partito! Partito malissimo, mi si è impennata la moto, purtroppo il problema è la frizione, me lo porto ancora dietro. In pratica mi rimane sempre agganciato, non riesco a farla slittare e ho perso un sacco di tempo, addirittura una fila intera che devo aver perso. Sì, infatti mi sorpassano anche a sinistra. Ok, entriamo in prima curva, sentendo l'Anna dietro che mi sta quasi attaccando pure lei. Prima curva, seconda curva andata, ci portiamo verso la prima curva. No, ho buttato giù Sofia. Ma allora sei stronzo! Cioè, non solo ti abbassa a buttare giù Sofia nella curva prima, ma rientri anche in pista alla cazzo di cane. Manovre così sono veramente pericolose. Doveva perlomeno guardare prima di rientrare, se non lasciare strada a tutti. Vabbè, giù in carena e abbiamo un sacco da recuperare. I piloti che mi stanno davanti sono più lenti di me. So che posso superarli, ma non sono così veloce, non sono ancora così bravo da poterli attaccare subito alla prima occasione. Quindi sarà un po' da sudare. Ci provo qua all'interno, ma non va, sono stretto e non ho la percorrenza adeguata. Ok, secondo giro, siamo sull'S veloce, riesco ad uscire meglio da questa S, sono più veloce. Proverò ad attaccarlo per un percorrenza al tornantino. Sbaglio la traiettoria, a momenti gli vado in culo, devo stare attento a non tamponarlo. Sono più veloce, lo so che posso sorpassarlo, devo solo cogliere il momento giusto. Ci riprovo qui all'interno, mi sputo dentro, mamma mia cosa mi ha chiuso, bravo, mi ha chiuso bene. Stanno facendo un po' di bagarre, mi hanno fatto perdere un po' la linea quelli davanti. Ed esco molto male dall'ultima curva, infatti guardate nel riquadrino come mi stanno sorpassando da dietro e si butta dentro molto bene alla prima curva. Ci sono i due piloti davanti che stanno facendo un po' da tappo sia a me che al ragazzo che mi precede. E infatti in momenti lo tampono di nuovo, purtroppo succede così, anche se è più veloce degli altri non sempre riesce a trovare la linea e lo spazio giusto per attaccarli. Grande bagarre davanti a me, sorpassano, mi fanno sporcare un po' le traiettorie e infatti ancora una volta esco male dall'ultima curva, mi fa perdere un sacco di metri di rettilineo. È andato largo a cercare il sorpasso, mi si libera una posizione. Esco bene da essere veloce, arrivo al tornantino.
E ne ho qualcosa in più al Torantino. Guardate metriche ho recuperato rispetto alle trignoni di prima, sia in entrata che in uscita e percorrenza. Ho un buon punto per attaccarli. Ci riprovo qua, ma sono ancora distanti. Guardate quanto sotto gli sono andato. Posso superarli, posso stare con loro. Sì, è andato largo, provo a buttarmi dentro. Ok, uno è andato. Il numero 7 là davanti andava più piano, posso recuperarlo. Ecco, si è tornato di nuovo, prova a inserirmi e mi fa perdere qualcosa, riesco a recuperargli moltissimo a Fabri. Ma purtroppo mi fa da tappo evidente, avendolo davanti non riesco a passare dove voglio. Provo a buttarmi dentro qua una seconda volta. Madonna, cosa mi ha chiuso, è la seconda volta che mi chiude la porta in faccia. Ok, siamo adesso veloce e vedo un pilota a terra, va a dire gialle. Ah, attenzione, è la Giulia, speriamo non si sia fatto niente di male. Ok, di nuovo Fabio è uscito lento, stavolta devo entrare stretto e superarlo. E finalmente ce la faccio, al terzo tentativo non riesce a chiudermi la porta in faccia. Ok, ho superato il gruppetto dei lenti, ora devo martellare e cercare di lasciarmeli indietro per non credo recuperare quelli che mi sono davanti, ma almeno distanziarli e correre tranquillo. Sono uscito malissimo dall'ultima curva e infatti mi sorpassano sul rettilineo come se nulla fosse. Sono passati già due giri da quando il numero 2 mi ha sorpassato e mi sta andando via, purtroppo non ho il suo passo, mi era davanti in partenza e non ce la faccio, quindi sto a cercare di mantenere la posizione, allungarsi quelli dietro e arrivare a fine gara in maniera più tranquilla possibile. Ok, finalmente la maniera a scacchi. La bagarre dei primi giri mi ha veramente stancato. Per fortuna la seconda parte della gara riuscito a farla abbastanza tranquilla. Chiudo quarto di categoria, ma mi vengono assegnati i punti da terzo perché per fortuna in mezzo c'era una wild card che non concorre ai punti del campionato, quindi bene a teccare il punteggio. Mamma mia! Quello più fatto! Che bagarre! È stato un po' di confusione all'inizio, mi dispiace per Sofia che è caduta, ha provocato un po' di confusione. Mi sono messo in magari con dei ragazzi che erano più lenti, sapevo che potevo sorpassarli col passo, ma mi è andato fino a torcere. Poi è arrivato su Dennis, che è un ragazzo che gira più veloce di me, e si è visto, mi ha superato agilmente in ultima curva, che ancora non ho capito bene come fare, sto ancora troppo largo in fase di percorrenza. Comunque dai, bel divertimento, bella, non vedo l'ora di vedere le immagini. Ah, dimenticavo, sono arrivato a fine gara, finito, disidratato, stanco e ho bisogno di una vacanza. Marco, che succede? Siamo ancora qua? Che è successo stavolta? La sfiga perseguita. Che è successo? Raccontaci. Inguidabile, e ho scoperto dopo aver fatto i controlli che ho perso la vita dello stesso scherzo. Il parco lì. Ma oh, regaliamogli un cornetto porta fortuna a sto ragazzo, cioè non so, porta un 0 a Sant'Antonio. Dai che ce la facciamo. Vabbè. Dai, gara prossima lo facciamo a finire, speriamo. Allora, 1 su 3, allora, vinto. Sì, però sono rialzato due volte, ma sei caduto due volte. Non ho parole. Sono bestemmie. Vabbè, in bocca al lupo per la prossima, Marco. Ok ragazzi, sono qua purtroppo con la sfortunata Sofia che avete visto cadere in gara 1. Ha riportato una botta piuttosto importante alle costole. Come stai, Sofia? Diciamo che potrei stare meglio. La botta è stata forte, la costola mi fa molto male, però non si molla. Ok, cos'è successo? Raccontaci un po'. Allora, siamo partiti. Io ero in traiettoria, mentre l'altro ragazzo si è trovato imbottigliato, ha mollato i freni e poi nella sua perfetta traiettoria c'ero io. Fortunatamente ha beccato me perché sennò faceva un grosso volo pure lui. E poi cosa ti ha detto, diciamolo? Ah, mi ha detto la prossima volta se non ti va bene vai a ballare. Vedremo la prossima gara, non ti preoccupare. Dal CNV magari anche no, in fondo è un campionato un po' per simpatia, c'è l'agonismo per carità, ognuno cerca di fare il meglio che vuole, ma
il lunedì molta gente va a lavorare, i ragazzi giovani vanno a scuola, queste cose evitiamolo. Ne approfitto però, ho la chiamata qui nella tenda del Per Garage on Track per parlare di una cosa. Nel video precedente vi avevo introdotto che stavo testando questa sottotuta imbottita, vediamo se riesco a tenerlo, che ha delle imbottiture sullo sterno, sul costato e anche su spalle e gomiti. Lo sto testando da ieri e oggi e devo dire che mi trovo piuttosto bene, cioè non lo sento per niente ed è una protezione in più. Ho provato a testarlo molto simpaticamente facendomi dare dei pugni sul costato e sullo sterno e non sento quasi nulla, quindi è un qualcosina in più senza aver particolari lati negativi e probabilmente in un caso come la Sofia potrebbe aiutare qualcosa, potrebbe alleviare perlomeno la botta. Quindi io lo consiglio, vi lascio il link per comprarlo su Amazon, si trova a 25€, quindi vale benissimo la spesa, non è un airbag, però è un qualcosa in più, senza dare particolari cose negative, insomma. Sofia, ti auguro una pronta guarigione, in bocca al lupo per la prossima gara e ci vediamo a Sette Laghi, certo, con la pettorina imbottita. Esatto. Ciao. Ed eccoci qua, terza gara del weekend. Questa è la gara di recupero del Gran Premio di Jesolo che abbiamo fatto il mese scorso perché ha piovuto. A questa gara partecipano solo i concorrenti che erano presenti al Gran Premio di Jesolo la volta scorsa, appunto. Nella mia categoria siamo solo in due, io e Daniele. Quindi è mandatorio concludere la gara e tornare a casa con una bella coppetta per il secondo posto che fa sempre simpatia. Quindi massima concentrazione, tiriamo dove c'è da tirare ma non cerchiamo rischi inutili. Obiettivo, portare a casa la gara. Ok, ci siamo, bandiera verde in fondo schieramento, salgo in giro di motore, si accende il semaforo, partiti di nuovo, terza gara, incomincia qui. Guardate il quadrino, è rimasto fermo Graziano che si vantava nel paddock che faceva le partenze, no, pam, come un elastico, eh? A Graziano che si è rotto l'elastico, ma va. Ok, abbiamo un po' di capo da recuperare qui davanti, ma si stanno un po' ostacolando, sono un po' nel gruppone, li vedo qualcuno che esce e rientra. Potrei approfittarne per rientrare sotto e agganciarmi al trenino. Sono tutti più veloci di me, non so se riuscirò a stare dietro. È così, infatti, si stanno ostacolando, si mischiano le linee, riesco a recuperargli qualcosa. Vediamo se resta dietro, anche se vi dico sono molto molto provato da questo weekend con tre gare bellissime ma molto stancanti. Ok, siamo nel corso del quinto giro, come vedete i piloti davanti a me mi hanno ormai distanziato, dietro di me c'è il vuoto. Quindi sapete cosa? Tiro un po' i remi in barca, concludo la gara in tutta tranquillità perché sono un po' stanco, vado a prendermi il secondo posto di categoria e concludiamo in bellezza questo weekend senza correre rischi inutili. Siamo ora nel corso dell'ottavo giro, questa gara in solitaria non finisce più, sono veramente stanco, non vedo l'ora che finisca, ma vedo là in fondo dei piloti a terra, delle bandiere gialle, spero che non si sia fatto nessuno troppo male. Mi avvicino prestando la massima cautela alla pista. No, è Daniele che a terra, sta male. Si è fatto male veramente. Alza la mano per segnalare di fermare la gara, andare a soccorrere. E infatti per fortuna direzione gara si dà la bandiera rossa e ci fa rientrare. Sono molto preoccupato per Daniele, non l'ho visto per niente bene. Bene che la direzione ci ha fatto subito rientrare per poterlo soccorrere al volo. Terminata anche la gara di recupero di Jesolo in modo malissimo, credo che a terra sia rimasto Daniele, mio compagno di team. Io come avete visto ho fatto la gara con i remi in barca, ho tagliato tutto quanto perché ero in solitaria praticamente. Adesso sono preoccupato per Daniele e non l'ho visto bene, spero che non sia fatto niente o il meno possibile. È brutto finire le gare così, quando cade qualsiasi pilota ma soprattutto un tuo amico. No, ragazzi, avete visto qualcosa? No. Qualcosa di che? Daniele? Sì, è caduto. Mia, si sono... Ha provato a superarla, l'ha ingaggiata. Lei ha chiuso, esatto, gli ha pizzicato la ruota dietro, così sono caduti tutti e due. Ma come sta, cioè, come si è visto da fuori? Come stava? Da fuori probabilmente di nuovo si è rotto la clavicola. Bocca troia. Un'altra volta. Sempre quella. No,
Ok ragazzi, aggiornamento, Daniele sappiamo che è in ospedale purtroppo con una clavicola rotta, ne avrà per 3-4 settimane prima di riprendersi. Spero di rivederlo in pista a Sette Laghi, potrebbe farcela. Con la sua caduta a me hanno dato il primo posto, vittoria che cade un po' dal cielo, immeritata, palesemente ero indietro una vita, vittoria un po' segnata per sopravvivenza. E quindi dai, nella gioia, ma è una gioia, è sempre brutto vincere perché gli altri cadono facendosi male. Questo video finisce qui, se vi è piaciuto mettete un bel like e se volete perdervi il prossimo episodio per Gas, ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!